Sonia Bruganelli e Angelo Madonia beccati mano nella mano a Roma. Adesso ammetteranno di stare insieme? Ecco le foto. Sonia Bruganelli ha il vizietto della smentita facile. Lo aveva fatto ai tempi del divorzio con Bonolis quando aveva dichiarato, non è vero nulla. E poi si sono lasciati. E lo ha fatto di nuovo dopo i primi avvistamenti con Angelo Madonia. Siamo solo amici. Ma ora stanno insieme. O almeno così pare. Il settimanale Chi, infatti, ha paparazzato la neo coppia insieme, in giro per Roma. Dagli scatti emergono pochi dubbi sulla natura del loro rapporto. I due, infatti, si tengono per mano e si scambiano diverse effusioni in pubblico. Come risponderà adesso l'opinionista? Di seguito tutti i dettagli sul loro incontro. Sonia Bruganelli, il nuovo fidanzato è Angelo Madonia. Valerio Palmieri, giornalista di Chi, descrive un dopocena, romanticissimo, tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli, parlando di un sentimento vero, che sembra unirli. Le foto pubblicate parlano chiaro. Gli occhi e i sorrisi dei due protagonisti rivelano una connessione profonda e autentica, più eloquente delle dichiarazioni ufficiali rilasciate dal ballerino e dall'imprenditrice. Questi momenti catturati dai fotografi mostrano una complicità e un'affinità che vanno oltre le parole, suggerendo che tra Madonia e Bruganelli ci sia qualcosa di speciale. Ecco quanto riporta il settimanale, prima uscita in coppia. Non riescono a staccarsi nemmeno un secondo. Chi, li ha sorpresi a spasso per Roma come due innamorati, tra una cena e un dopocena romanticissimo. A Roma si parla da tempo della sua amicizia con il ballerino Angelo Madonia, e lei osserva la situazione divertita, sapendo di poter giocare sempre sul filo dell'amicizia. Con gli amici parlano di una sincera amicizia, di un sentimento vero. E, quindi, prima di parlare di una relazione, occorre procedere con cautela. E limitarsi a quello che raccontano le immagini. Anche se le immagini, raccontano molto. Raccontano di due persone che non resistono alla tentazione di prendersi per mano, di abbracciarsi, di camminare fianco a fianco nella notte romana. Raccontano di quello che, a tutti gli effetti, sembra un bacio. Si tengono per mano e, una volta seduti davanti all'obelisco, si avvicinano, si scambiano un gesto d'affetto, le loro teste si avvicinano. Poi si danno un bacio sulla guancia, la reazione della ex fidanzata Emma Stoccolma. Da quando la notizia del flirt tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ha iniziato a circolare, molti si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione di Emma Stoccolma, ex del ballerino. La conduttrice sembra non aver preso bene la situazione. In un articolo di Oggi, scritto da Alberto Dandolo, si legge: a soffrire per questa frequentazione è la sensibile Emma che, pare, non abbia mai accettato la fine della storia d'amore con il ballerino di cui era, e forse ancora lo è, innamoratissima. Emma Stoccolma, pubblicamente, non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. La sua storia con Angelo Madonia era iniziata grazie alla trasmissione Ballando con le Stelle 2022, ed era durata un anno.